Settimana numero 7 di preparazione atletica per la Cucine Lube Civitanova. Mercoledì 4 ottobre alle ore 17:15 la Sieco Service Ortona di Nunzio Lanci tornerà alle Rosuole Forum per un secondo faccia a faccia sotto rete con i cucinieri, mentre venerdì 6 ottobre alle ore 17 sarà la Juasa Battery Grottazzolina di Massimiliano Ortensi a fare un altro blitz nel palazzetto civitanovese per il terzo derby di pre-season dopo l'amichevole del Pala Cingolani di Recanati e l'allenamento congiunto all'Eurosuole Forum. Restiamo sul volley perché sta per cominciare il campionato di serie A3 e a poche settimane dall'esordio in casa arriva la presentazione ufficiale della squadra della Volley Banca Macerata. Si terrà quindi una conferenza stampa martedì 3 ottobre, quindi domani alle ore 11:30, presso la sede di Banca Macerata in Contrada Acquavive 20, lungo la strada Carrareccia. La Pallavolo Macerata e i suoi partner sono entusiasti di presentare il progetto sportivo 2023-2024, convinti che possa regalare alla città nuovi successi ed emozioni da condividere insieme al Banca Macerata Forum. Dal volley andiamo al calcio. Dopo i due scontri di Coppa torna finalmente a incendiare l'Elvia Regina lo storico derby tra maceratese e civitanovese in questa quarta giornata del campionato di eccellenza. Circa 2.500 i tifosi accorsi allo stadio per assistere a quello che si è rivelato un match ricco di emozioni fin dai primi minuti, che termina con un deciso 3-1 in favore della civitanovese. E sorride anche il Tolentino, che prova a ripartire da Villa San Filippo. I cremisi si impongono per 2-1 nel derby contro il Chiesanuova, valevole per la quarta giornata del campionato di eccellenza, e allontanano almeno momentaneamente la crisi cogliendo il primo successo stagionale. Prestazione coinvolgente per gli ospiti che si impongono grazie alle reti di Petrucci e Santirocco. E ancora sul calcio, ma femminile, la maceratese trionfa sull'Ascoli Calcio nel match valido per la prima gara di andata di Coppa Marche eccellenza femminile. Fra le mura amiche dello Stadio della Vittoria, le biancorosse calano un sonoro 3-1 che non lascia scampo alle picene. Chiudiamo con il basket. L'Alle Imatelica si prende la rivincita sui precedenti vincitori della Rutten San Severino Marche, battendoli sulla lunghezza di due periodi da 12 ciascuno per 42-36, dopo aver domato senza problemi l'88 Hertz Civitanova con lo score di 57-23, succedendo così proprio ai settempedani nell'albo d'oro del Memorial Toti Barone. Con il basket si chiude anche il nostro video news. A tutti voi un buon proseguimento di giornata.